Ed eccoci al modulo numero 5, la leadership di fronte alla complessità e all'incertezza. Se posso così darvi un consiglio, il mio consiglio per questo modulo è mettetevi comodi, mettetevi comode e preparatevi a fare un viaggio nel viaggio. Perché questo modulo è un modulo dove andiamo a mettere insieme tutto quello che abbiamo visto sin qui e andiamo a, come dire, coniugarlo in tema di leadership e quindi a chiederci che cos'è che sviluppa la leadership di ciascuno di noi, soprattutto in situazioni come quelle che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, in situazioni di crisi, con una consapevolezza che la leadership si amplifica, si sviluppa sempre attraverso una crisi, che non è solo una crisi, diciamo così, esterna, ma è prima di tutto una crisi, una profonda messa in discussione interiore di ciascuna e di ciascuno di noi. E quindi oggi noi andremo a vedere questi contenuti. Parleremo di questo viaggio, il viaggio del leader, della leader. Poi ci interrogheremo su che cos'è la responsabilità e sul passaggio da posizione ad azione. Il grande Peter Drucker diceva che la leadership non è posizione, è azione. E quindi proprio per questo la leadership ha connaturata la responsabilità. E andremo a proporre una lettura un pochettino differente del tema della parola responsabilità. Proveremo a guardarla in un'accezione davvero ampia. E poi ci chiederemo che cosa vuol dire trasformare. Perché la leadership, e la leadership politica, ma non solo, in tempi VUCA non può essere semplicemente la leadership della resistenza o la leadership dell'adattamento. Ha bisogno di essere una leadership capace di creare trasformazione. Allora, il viaggio dell'eroe. Partiamo di qua. Abbiamo detto il viaggio del leader, ma il viaggio del leader, per parlare del viaggio del leader, noi oggi ci cimenteremo con il viaggio dell'eroe. Viaggio dell'eroe che vi ripropone una metafora molto potente. Questa volta l'aiuto ci viene dal mito, dagli archetipi, ma è facile poi individuarlo anche nei film, nelle fiction, in tutte quelle situazioni in cui noi ci troviamo a essere coinvolti inizialmente come, come dire, persone che guardano come spettatori da storie che ci coinvolgono. Ti è mai capitato assolutamente, insomma, sono convinta che sì, di fronte ad una storia che può essere un romanzo o un film o una fiction, a un certo punto vi immedesimate? E c'è qualche cosa in quella persona, in quell'eroe, in quell'eroina che, accidenti, vi ci ritrovate proprio. Ebbene, questo non è casuale. Questo accade perché le narrazioni più coinvolgenti, ma attenzione, da Star Wars a Harry Potter, a Alice nel Paese delle Meraviglie, a tutta una serie di altre, non so, Braveheart. Scegliete un film che volete, scegliete un romanzo che vi ha colpito tanto e ritroverete la sequenza che adesso vediamo. Sono delle narrazioni che ci coinvolgono perché in qualche modo sono riconducibili ai miti antichi e sono riconducibili a metafore che, come ci ha insegnato Carl Gustav Jung, sono quelli che identificano dei percorsi in cui ciascuna persona si riconosce. E questo signore, Christopher Vogler, in questo celeberrimo saggio, Il viaggio dell'eroe, che poi è stato, come dire, studiato da tutti i grandi registi e da tutti i grandi scrittori, romanzieri, quello che volete, riprende, lui è a caccia. Qui vi ho riportato qualche annotazione su questo personaggio veramente geniale e così importante rispetto all'espressione artistica. Beh, sapete che Vogler era uno sceneggiatore,
era uno sceneggiatore degli Stati Uniti che ad un certo punto, lui lavorava ad Hollywood, e dice: io sono alla ricerca della cosiddetta ricetta segreta, cioè la ricetta segreta per una buona storia, come tutti gli sceneggiatori, no? Ovviamente lui aveva molto a cuore quello di poter trovare qualche cosa che funzionasse, che gli desse il successo nelle sue storie. Legge, si documenta e ad un certo punto si imbatte in un altro libro straordinario, uno scritto di uno studioso di mitologia antica, Joseph Campbell, che scrisse questo celeberrimo saggio, L'eroe dei mille volti, partendo dalle fiabe dei fratelli Grimm, le leggende celtiche, mettendoci insieme tutto uno studio degli archetipi di Jung, e individua Joseph Campbell quello che sta alla base di una trama, di quello che viene identificato come monomito, in cui le persone tendono a identificarsi e riconoscersi. E quindi, di qui in avanti, nel 92, lui scrive un memorandum che poi diventerà il libro The Writer's Journey, che poi in italiano viene, come dire, tradotto come titolo Il viaggio dell'eroe. Lui, pensate che scrive tutto questo per la Disney e la prima applicazione, una delle prime applicazioni è anche quella sul Re Leone, il famoso film animato della Disney. Allora, che cos'è che lui individua? Lui individua che il viaggio mitico, il monomito che fa sì che ciascuno di noi si immedesimi in una storia, è un viaggio di, badate un po', trasformazione. Niente meno. Ed è un viaggio che implica un passaggio, un viaggio che si snoda attraverso due mondi, il mondo ordinario e il mondo straordinario, cioè extraordinario, fuori dell'ordinario. Ed è un viaggio che si snoda attraverso tre stadi, tre atti. Ci possiamo anche riconoscere i tre atti delle grandi saghe, delle grandi fiction o dei grandi film. In questi tre atti succedono delle cose, ci sono delle tappe ben precise che adesso andremo a vedere insieme. E gli stadi di questo sono: il primo porta la separazione, la partenza dell'eroe per questo viaggio di trasformazione. Il secondo atto, che è l'atto, diciamo così, più lungo, più coinvolgente, che si snoda tutto nel mondo straordinario, nel mondo che è fuori dall'ordinario, e diciamo così, è tutto il tempo delle prove sempre più difficili, è il tempo anche delle vittorie, è il tempo in qualche modo dell'iniziazione dell'eroe o dell'eroina. Ma ovviamente non finisce qui, perché? Perché alla fine noi abbiamo il ritorno, il terzo atto è il ritorno e il reinserimento nella società dell'eroe o dell'eroina. Allora andiamo a vedere e andiamo a provare a identificarlo rispetto a voi, al vostro vissuto. Guardiamolo insieme, leggiamo la tappa in senso anti-orario. E anche questo, badate, è qualcosa di voluto perché l'attenzione va sempre in un modo sistematico in senso orario. Quando guardiamo in senso anti-orario, stiamo attivando un modo per focalizzarci di più perché non è quello solito. Ricordatevi che tutte le volte che progettate, fate qualche cosa in un modo differente da quella che è la consuetudine, di per sé il cervello dice: ah, è diverso e ci mette più attenzione. È un piccolo trucchetto. Primo atto, il richiamo, la chiamata. Allora adesso io vi dico, pensate a voi, pensate anche a voi nel vostro ruolo. Quando è stata la chiamata? Quando è che avete avuto il desiderio, la voglia, quando è che vi siete sentiti chiamati
a entrare in politica, a fare qualche cosa per il vostro territorio, per la vostra regione. Com'è andata? Qual è il momento che identificate come la chiamata? Per qualcuno può essere stato, per esempio, il momento in cui avete iniziato a dire: ah, avrei voglia di impegnarmi. Per qualcun altro, invece, la chiamata può essere identificata come il momento in cui magari le persone, non so, all'interno del vostro partito, della coalizione o della lista, vi hanno detto: candidati tu. Candidati tu a sindaco, candidati tu per questo ruolo. Ci possono essere anche più chiamate. E poi magari c'è stato il rifiuto. Cos'è il rifiuto? Il rifiuto può essere quel momento in cui voi dite: ah, magari anche no. Ma mi sono impegnata, mi sono impegnato, però proprio così, no? Forse non me la sento. C'è quel momento sempre di titubanza. Vi ricordate anche quando abbiamo visto la nostra curva, no? Per cui siamo andati a vedere quello che era le montagne russe, le abbiamo chiamate. Comunque una chiamata è sempre un po' anche uno shock che ci arriva e ci sta che ci sia un momento di rifiuto. E poi magari c'è un incontro. L'incontro può essere, viene definito di solito l'incontro con il mentore, può essere una piccola cosa, non è detto che sia una persona, può anche essere qualche cosa che accade e che voi leggete in un certo modo. Avete visto Star Wars? Perché per esempio in Star Wars questo è evidente. Luke riceve, no, dalla bottiglia la principessa Leila che chiede aiuto, ma lui dice: no, per carità, non sono cose che mi riguardano, ma come posso fare io? E poi chi è il mentore? Il mentore è Obi-Wan Kenobi. In quel caso è una figura che poi farà anche da maestro e di cui a un momento parleremo di questi diversi archetipi. Ma può essere qualche cosa di altro. Ripeto, può essere qualcosa che vi è accaduto e che voi avete letto in un certo modo. Può essere un simbolo, può essere qualsiasi cosa. E ad un certo punto avete detto: va bene, d'accordo, entro, faccio la campagna politica, va bene. Oppure in un altro momento, magari vi viene richiesto qualche cosa, è quel momento, il momento in cui voi dite: va bene, lo faccio, scelgo di farlo. Quello è il varco della soglia. Il varco della soglia è sempre una scelta. E quando voi uscite dalla zona di comfort, io esco dalla zona di comfort e entro in qualcosa di differente. E allora inizio una serie di prove. E in queste prove possono capitare molte cose, no? Queste prove possono per esempio far sì che taluni che pensavate fossero i vostri alleati, i vostri sostenitori, poi magari non lo sono. Può essere il momento in cui iniziate a essere molto presi, a fare molte cose, e quindi magari anche gli amici o altre persone che vi sono vicino dicono: ma proprio questa roba qui dovevi fare? Chissà. E voi man mano trovate altre modalità di agire, trovate magari altre persone che vi possono sostenere, ma al tempo stesso vi dovete anche mettere in discussione. Siete spinti a fare cose che prima non avevate fatto, magari a parlare in situazioni in cui forse non siete così preparati, magari anche a interloquire con qualcuno con cui avreste proprio preferito non interloquire, e così via. Fino a quando c'è un momento in cui c'è l'avvicinamento a quella che è la caverna, Pinocchio che entra nella pancia della balena. C'è una prova centrale. Può essere stata quello che avete vissuto così. Vedete, non c'è un evento particolare, ma quella prova centrale è qualcosa che noi abbiamo vissuto come una separazione da una parte di noi.
C'è qualche cosa nella prova centrale che ci chiama a sfidare una morte. Nei grandi film è sempre la vita dell'eroe è messa davvero, o dell'eroina, a repentaglio, no? Ci si gioca la vita in quello scontro. Nella nostra vita, che cosa può essere stato? Può essere stato che vi siate giocati un pezzo di convinzione su di voi o convinzione sugli altri, o vi siete trovati ad affrontare qualche cosa che non avreste mai voluto affrontare. Quella prova centrale, ve lo ripeto, implica sempre una separazione e una prova grande da affrontare. Questa prova porta con sé un premio. Che cos'è il premio? Qualche volta può essere davvero una vittoria, no? Una vittoria vera e propria. Vogliamo dirla così? Vogliamo dirla in un altro modo? Vogliamo dire che nella prova centrale ci possa essere stato, ma che ne so, un ballottaggio? E ce l'avete fatta, ce l'avete messa tutta, avete fatto una serie di cose, è stata la prova più grande che, e poi avete vinto. Quello è il premio. Ho vinto. Sono diventata sindaca, sindaco. Ho ottenuto quel ruolo molto importante, quella situazione. Oppure no. Però sono entrato in consiglio comunale e ho imparato un sacco di cose. Ok. E adesso? E adesso c'è il ritorno. E che cos'è il ritorno? Il ritorno è tornare nel mondo ordinario. In qualche modo, se pensiamo al periodo, diciamo così, della preparazione elettorale come al periodo del mondo fuori dall'ordinario, il ritorno nel mondo ordinario è con un ruolo completamente diverso, come capita all'eroe e all'eroina. E allora ci sono altre prove lì, vedete, la resurrezione, ci sono delle altre prove che ci aspettano, una, due, tre, quattro, cinque, che saggiano che cosa, se siamo cambiati davvero. Se abbiamo imparato delle cose. E a quel punto noi possiamo, come fanno gli eroi nel terzo atto, portare il nostro beneficio con le cose che abbiamo imparato, con le cose che abbiamo fatto nostre, portarlo nella normalità, nel nostro mondo, nel nostro territorio, nella nostra realtà, con il nostro nuovo ruolo. Oppure, se vogliamo vederlo in un altro modo, quante volte, se volete leggere questo viaggio, le tappe di questo viaggio, non come il momento della preparazione preelettorale e poi della vostra carica, ma se vogliamo leggerlo come qualcosa che accade più volte, perché è vero, noi compiamo più volte questo viaggio. Qualche volta nella vita questo viaggio è stato incredibilmente significativo e ce lo ricordiamo bene, e sono quelle tappe che ci hanno trasformato. Ma in fondo, questo viaggio lo facciamo un sacco di volte. E allora vorrei di nuovo che faceste, come un po' avete imparato, quell'esercizio di mettere in pausa il corso, di tenervi queste domande di fronte e chiedervi a che punto sono, in che atto mi sento del mio viaggio, del mio percorso. Guardate, prendetevi del tempo per rifletterci, perché non è immediato, è qualcosa che è importante che sentiate senza giudizio. Dove mi sento? A quale giro sono di questo viaggio? Qualche volta può anche essere che magari uno, dal punto di vista professionale, politico, si sente ad una tappa e poi magari nel suo viaggio personale si sente in un'altra situazione. Questo accade, può accadere anche. E le due cose in qualche modo si interconnettono e ci cambiano. E poi pensate, come disegnereste il vostro viaggio nella politica? Qual è stata la chiamata? O quali sono state le chiamate? Quali sono stati gli alleati? Quali sono state le prove? Qual è stata la prova decisiva?
Qual è stato il vostro tempo nella pancia della balena come Pinocchio? Pensate anche questo, no? Il nostro Pinocchio, il nostro Collodi, trovate tutta questa struttura dentro il romanzo di Pinocchio. Allora, prendetevi questo tempo. Adesso che, insomma, io immagino abbiate fatto questa prima parte del vostro esercizio, veniamo ad un'altra, non meno interessante. Perché Vogler, ovviamente avendo attinto a tutto il lavoro di Campbell, non si limita a identificare il percorso del viaggio alle tappe, ma va oltre. E quindi entriamo in quelli che sono gli archetipi, i miti con i quali noi abbiamo a che fare in queste grandi storie e anche nella nostra vita. E badate, fin da subito vorrei dire una cosa. Gli archetipi e i miti hanno sempre una duplice valenza. Spesso noi li possiamo vedere nelle persone che incontriamo e anzi io vi invito, vi esorto a rileggere tanti incontri della vostra vita e tante situazioni alla luce di quello che vedrete qui. Ma a volte sono dentro. Molte volte sono dentro di noi. Tutti noi dentro abbiamo un mentore, un guardiano della soglia, un messaggero, un mutaforma, un'ombra, un imbroglione e altri due che andremo a conoscere di qui a un momento. Guardate qui, il mentore. Chi è il ruolo del mentore? Attenzione, il mentore non è detto che sia uno bravo, no? L'amico che il grande saggio o la grande saggia. Il mentore è uno che vi ha insegnato qualcosa, che vi ha allenato. Magari non è stato delicato, eh? Non è detto che sia stato uno che ha detto, beh, dai, ti aiuto. No. Magari, come dire, questo allenamento è stato anche un allenamento un po' forte, no? Un po' d'urto. Ma il tema, la parola chiave è insegnare. Io ti alleno per formarti. Ma poi c'è anche il guardiano della soglia. Guardiano della soglia saggia la vostra resistenza, proprio la resistenza. Vi mette alla prova, crea le difficoltà. Pensate un po' com'è diverso pensare e vedere le persone che ci sono intorno e pensare a, ma quella persona lì, che proprio, proprio di solito etichetto in un certo modo, sarà mica uno dei miei guardiani della soglia, quelli che mi creano le difficoltà. Quelli che mi mettono alla prova, ma attenzione, stanno sviluppando la mia resistenza. E poi abbiamo i messaggeri. I messaggeri che arrivano una volta, l'altra, possono essere di nuovo persone o fatti, accadimenti. E il tema del messaggero è rinsaldare la motivazione. Il messaggero ci ricorda la necessità del nostro cambiamento, della nostra chiamata, anche quando a un certo punto diciamo, ma chi me l'ha fatto fare? Cogliamoli, impariamo a coglierli, ce ne sono sempre. Poi abbiamo questo archetipo molto interessante che viene tradotto in italiano il mutaforme. È quell'archetipo un po', come dire, no? Che è un po' ambiguo, che non sai, che è instabile, che può travestirsi un po' un amico, un po' un nemico, ti insinua il dubbio. Ma attenzione, ti insinua il dubbio, ma la parola chiave alla fine è quella di aiutarti a sviluppare la fiducia. Perché quando c'è il dubbio interno, di qui a oggi ne parleremo in questo modulo, di qui a un po', il tema della fiducia e dove sta la fiducia? Perché insinua il dubbio? Perché il tema è, caro amministratore, cara amministratrice, dove riponi la tua fiducia? Fuori o dentro? E sei sicuro di riporla nelle cose, nelle persone più efficaci per te? Poi abbiamo l'ombra. L'ombra, tranquilli tutti, è sempre dentro. Poi magari viene anche rispecchiata da qualcuno fuori, ma è il nostro lato scuro. Ognuno di noi ha a che fare con il lato scuro. Le cose che non vuole vedere, subìa, no, ce le abbiamo tutte. Il lato oscuro è quello che non ci piace di noi, quello
quella reazione che abbiamo avuto, quell'emozione che poi si sbilancia e mamma mia ci fa andare a dire delle cose, a reagire in modi che non volevamo. È quello che non ci piace, con cui è necessario fare i conti, per forza. Anzi, è nella trasformazione stessa dell'eroe fare i conti con il lato ombra. E poi abbiamo l'imbroglione, il trickster. E l'imbroglione ci sviluppa la creatività. È quella parte di noi o quella persona che è nemica dello status quo, per definizione. Usa l'ironia. Un po' come i vecchi giullari di corte, vi ricordate, no? Che potevano dire al re tutte quelle cose che nessun altro poteva mai dire, perché loro in fondo erano un po' folli, ma c'era un sacco di saggezza dentro quella follia. Usa la creatività, l'ironia, slancia fuori dalle regole. Allora la domanda è, li state riconoscendo? Io penso proprio di sì. Li state riconoscendo fuori? Li state riconoscendo anche un po' dentro? E dentro ne vanno riconosciuti anche degli altri. Gli alleati sono anche dentro di noi, non sono solo fuori, non sono solo gli amici che ci aiutano e che ci supportano, ma gli alleati sono anche le nostre risorse. Ciò su cui abbiamo fiducia, ciò che siamo capaci di fare, le nostre emozioni possono essere nostre alleate. È quello che si chiama il sé superiore, lo chiamava Jung, cioè il nuovo io. Il nuovo io che è quello che ha l'elisir, che è quello che abbiamo raggiunto alla fine del viaggio. E badate, è in cambiamento, è in dinamismo continuo, non c'è una fine del viaggio. Fine del viaggio è la partenza per un viaggio nuovo. Così come nella curva, vi ricordate le cosiddette montagne russe, quando arriviamo allo stadio dell'integrazione, beh, è ora di ricominciare, magari facciamo un po' di altopiano, come dire, però poi è ora di ripartire. Perché se no non ci sarebbe vita, non ci sarebbe progressione, non ci sarebbe apprendimento. E allora, anche questa volta io ve lo consiglio, mettete di nuovo un momento in pausa al nostro corso e fatevi queste domande. Ma gli amici e i nemici? Se io li guardassi non chiamandoli amici o nemici, ma guardandoli rispetto a quegli archetipi, chi sono? Cosa rappresentano? Che cosa mi stanno dicendo? Quell'ostacolo, che cosa sta rappresentando per me? E io in me, quali archetipi riconosco? Sono domande importanti. Sono domande importanti perché, vedete, tutto questo alimenta la vostra leadership, alimenta la vostra capacità di guidare la vostra vita in modo consapevole. Se non sapete guidare la vostra vita con consapevolezza, come potete pensare di fare qualche cosa per andare nella direzione di una guida di altri, che è un grande ruolo a cui sono chiamati gli amministratori? Rifletteteci, mentre intanto noi procediamo. E andiamo avanti con, diciamo così, un'altra sollecitazione che ci viene dal grande Alvin Toffler. Forse ne avete sentito parlare, morto già insomma da un po' di tempo, sociologo, scrittore statunitense, ha scritto delle cose meravigliose, veniva soprannominato il preveggente perché scrisse questo saggio bellissimo sul futuro di un'attualità strepitosa. E lui dice, gli illetterati, no, del XXI secolo non saranno quelli che non sanno leggere e scrivere, ma quelli che non sanno, attenzione, imparare, di smettere di imparare, cioè come dire unlearn, disimparare, and relearn, e imparare di nuovo. Attenzione perché questo è proprio quello che ci occorre nei momenti di complessità e di incertezza. È fondamentale che noi disimpariamo ciò che pensiamo di sapere e siamo pronti ad imparare di nuovo. In questo senso, riflettere sul vostro viaggio come leader, sul vostro viaggio nella politica, sul vostro viaggio come persone, è così importante. Quali sono gli elisir? Che cos'è che avete imparato? Com'è che potete imparare a vedere le cose, a crearvi la vostra nuova mappa anche di voi?
quindi riprendiamo un momento una slide che avete già visto nel modulo numero 1. Vi ricordate volatilità, incertezza, complessità, ambiguità? Come li dobbiamo trasformare? Visione, consapevolezza della situazione, intuizione. Adesso che avete visto i moduli sin qui e il modulo 4, capite meglio che cosa vuol dire. La consapevolezza della visione, della situazione è una mappa giusta che noi abbiamo alimentato con l'intuizione, cioè con il pensiero divergente, con il pensiero laterale. Capite meglio che cosa vuol dire la comprensione? Come faccio io a sentirmi a mio agio nel sentirmi a disagio? Perché ho fatto il mio viaggio, perché ho affrontato le mie prove, perché sono più consapevole di quelle che sono le mie qualità, di quello che io posso portare, ma anche di quello che mi fa paura. Ho guardato quelle emozioni, sono stato capace di stare di fronte a quelle situazioni che mi hanno messo fortemente in una situazione di discomfort. La chiarezza. Quali sono i confini? Guardate che lavorare con gli archetipi e anche capire meglio quali sono i confini che ci muovono. I confini possono essere quelli relazionali, i confini possono essere quelli intellettuali, i confini possono anche essere dei confini, fra virgolette, più reali, più oggettivi, come facciamo ad affrontarli? I confini sono anche i rischi, sono gli ostacoli. Possiamo aiutarci in questo con i nostri sei cappelli, con il cappello nero e poi di nuovo con gli altri cappelli. L'agilità, il nostro cappello blu. La capacità di essere pronti a cambiare dicendo com'è che posso pensare a questo, qual è la nuova strategia. Ma anche insieme, avendo compreso che tutte le volte c'è un percorso da fare, che tutte le volte c'è un andare in un mondo che è straordinario, fuori dall'ordinario, e che quando torneremo nel mondo ordinario noi non saremo più quelli, e neppure il mondo è più quello. E allora, quali sono le abilità della leadership? Le abilità che ci occorrono? Io vi propongo queste quattro, che arrivano dalla leadership trasformazionale, aggiornata proprio nei tempi che viviamo. La prima è l'agilità, l'agilità che qui vi declino come agilità mentale. E leggiamola bene. Applicare una soluzione creativa a un problema complesso in modo tempestivo. Guardate che la cifra qui è quel tempestivo. Vi ricordate che cosa abbiamo detto nel modulo 4? Se noi ci abituiamo, per esempio, ad utilizzare le provocative operation come parte della nostra quotidianità, vi sollecitavo a cambiare strada tutti i giorni, tutti i giorni. E a fare una cosa diversa tutti i giorni, fosse anche solo cambiare il bar dove andate a bere caffè, che si scoprono dei mondi, questo diventa un'abitudine. E quindi che cosa fa? Fa sì che noi siamo in grado di accorciare i tempi che ci servono. La tempestività, anche la tempestività nel comprendere, è ora di cambiare cappello, è ora di aggiornare la modalità. L'istinto ha preso. Questo sembra un nonsense, no? Adesso voi mi starete pensando, ma come? Cioè, l'istinto, una cosa che uno dice innata, no? Ha preso. E no, guardate bene, guardiamo bene che cosa c'è scritto anche qua. Agire sulla base dell'intuizione e dei comportamenti appresi che diventano automatici attraverso la pratica ripetitiva e le esperienze ripetute. Quindi attenzione, perché questo istinto ha preso presuppone un processo di apprendimento notevole. Leggiamolo bene. Prima c'è l'intuizione, quindi che cosa vuol dire? Ho sviluppato la capacità di utilizzare il pensiero divergente, il pensiero laterale, eccetera. Lo faccio rapidamente. Non solo lo faccio, lo attuo anche, perché io posso individuare una strategia e poi decidere non la faccio. Mi blocco, perché mi blocco? Perché ho qualche cosa a livello emotivo, a livello di conflittuale interno che mi blocca, cioè la mia ombra che mi blocca. Invece no, lo faccio. Allora che cosa succede? Che quando lo faccio il cervello dice: ah, che bella questa strategia nuova che funziona.
la metto nello schema di quelle che uso di più. E dai oggi, dai domani, anche la pratica dell'innovazione diventa qualcosa che apprendi. Attenzione, apprendi il fatto di guardare le cose in più modalità. Apprendi il fatto di diventare intelligente con le tue emozioni e allora poi istintivamente e tempestivamente lo attui. Attui la modalità. Attenzione, questa è la differenza. Quello che diventa appreso non è quel comportamento lì, quella strategia e faccio solo quella, ma è come elaboro le strategie. Quello diventa un istinto appreso. Poi ci vuole la consapevolezza situazionale. Questa per voi è fondamentale. È la capacità di leggere i contesti, ma gli elementi salienti in un ambiente che muta in modo molto rapido. Anche nelle relazioni, il terreno della politica in questi anni è diventato, come dire, una palestra incredibile da questo punto di vista. E poi pensate anche a... Guardate la situazione, nelle situazioni complesse, ciò che conta molto è capire quali sono gli elementi salienti, perché sicuramente, come abbiamo visto insieme, io non posso padroneggiare tutto, ok? Non è possibile padroneggiare tutto nei tempi dati. Allora la capacità di percepire, guardate quella parola, percepire. Percepire vuol dire usare tutta la mia neocorteccia, tutte le mie capacità. Ed essere capace di aggiornarle e il tutto con una calma da comandante. Perché? Perché se siamo sbilanciati, l'unica cosa che è certa è che non ce la possiamo fare. Allora la calma da comandante, attenzione, quel modo freddo, calmo e composto non vuol dire distaccato, eh? Vi ricordo quello che abbiamo detto sull'empatia. L'empatia non è la simpatia. La calma è empatica. Perché se no non riuscirei a percepire gli elementi salienti nell'ambiente in rapido mutamento, perché guarderei solo a me, ciao, no? Quindi è empatica, ma è quella capacità di essere distaccati. E quindi freddi nel senso di lucido, nel senso di cappello blu, un colore freddo, mica casualmente De Bono usa un colore freddo per il blu, perché è la capacità di dire ok, agilità emozionale, agilità mentale. Scelta, scelta che non è reattiva, ma che è consapevole. E allora, qui ve l'ho tenuto così perché le parole anche in inglese possono rendere, io vi consiglio, insomma ci sono molte letture che vi consiglio in questo corso, ma vi consiglio anche la lettura di Luis Scocca. When the pressure is on, the secret to winning when you can't afford to lose. Il segreto di vincere quando non ti puoi permettere di perdere. Mi sembra un buon titolo. E questo è uno studioso e anche insomma uno studioso di management che ha lavorato per tantissimi anni proprio con managers, responsabili, persone per aiutarle a essere performanti in situazioni estreme. E quindi che cosa ci dice? Che l'abilità di avere una performance, cosa che non ci serve solo nel mondo del business, no? Ma come dire, se noi utilizziamo questo termine, poi ovviamente adeguandolo al contesto che voi vivete, è fondamentale. È una combinazione di confidence, fiducia. Positive and adaptive thinking, cioè di questa capacità di pensare in un modo che è positivo, ma anche sempre che si adatta, flessibile. A sense of calm and composure under fire. No? Questa calma, questa compostezza sotto il fuoco, nelle condizioni davvero più difficili. Exceptional focus and concentration. E qui adesso sto per dare una spallata al multitasking, ma tra un attimo. Vuol dire una capacità eccezionale di focalizzazione, di concentrazione. E l'abilità to envision success before it happens. E questa capacità di vedere, di intravedere, di preveggenza il successo prima che accada. E voi mi direte, ma come?
Abbiamo detto la complessità, tutto che cambia, certo, ma questa è un'abilità che è fondamentale non solo per voi, ma per chiunque voglia progettare un futuro. E poi lo riprogetteremo, e poi lo cambieremo man mano, ma questo è fondamentale. E certo che questo, come dire, va utilizzato con questa grande capacità di guardare il contesto, di cogliere gli elementi e di riallineare e rivedere la visione. Ma è fondamentale che una visione ci sia, perché se no, come può esserci strategia? Come può esserci leadership? E allora, quali sono le competenze eccellenti? Beh, abbiamo parlato, insomma, no? Questa capacità di goal setting, ovviamente, quindi di individuare quali sono gli obiettivi. Ma come si fa? Gli obiettivi devono essere pochi, magari uno, scritto, chiaro, rivisto con regolarità. Dovete, non potete farne a meno, scegliere quali sono le priorità e su quelle priorità lavoriamo. Non possiamo stare su tutto, questo è poco ma sicuro. E allora, chiaro, scritto, perché scritto è importante? Perché l'abbiamo detto, quando il cervello mette per iscritto qualche cosa, poi lo vede meglio. È come se poi dicesse, ah sì, è così, lo riconosco, è questa qui la mappa e posso rivederla, posso riappuntarla. Questo pensiero flessibile, so che tipo di pensiero mi serve in ogni situazione e lo uso. E lo uso è fondamentale. Perché ci sono un sacco di persone che sanno che tipo di pensiero servirebbe loro, ma non lo usano. E lo uso. È fondamentale. Stress management. Leggiamo questa. Sono sintonizzato con il mio corpo e la mia mente e so e faccio, c'è un piccolo refuso, ciò che mi serve per rilassarmi. Sono sintonizzato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che conosco i miei limiti fisici, i miei limiti intellettuali. So quando sono troppo stanco e so che cosa fare per rilassarmi. Guardate che questo è un passaggio fondamentale e aggiungo anche, e lo faccio di nuovo. Quante volte uno dice no, non posso staccare, non posso, e invece è un dovere. È una competenza, perché se no, e l'abbiamo visto nel nostro modulo, noi andiamo in uno stress che diventa sempre più cronico, burnout. E che cosa ci succede in quelle situazioni? Che perdiamo la lucidità, perdiamo la capacità di pensare in un certo modo, non siamo efficaci e quindi è importante saper fare stress management. Poi c'è quello che si chiama attention control, cioè la capacità di avere il controllo della propria attenzione. No multitasking, no multitasking. Le cose si fanno una per volta, anche quando sono 100.000. Una. E quando c'è quella, faccio quella. Controllo e focalizzo e so gestire le distrazioni. A volte la risposta non è da dare subito, a volte non è da dare con quel mezzo, con quel canale comunicativo. Se state facendo un'interpellanza, se state lavorando su di una cosa e arriva qualche cos'altro, dovete essere lì, non da qualche altra parte. Da qualche altra parte ci andrete dopo. Sapete gestire le distrazioni, è fondamentale. E poi questa capacità di visualization and imagery. Visualizzo, attenzione perché qui c'è un altro elemento molto importante. Non è solo immagino. Ma so davvero vedere nella mia mente il risultato atteso. Vado nel dettaglio. In questo modulo stiamo parlando di cinematografia, romanzi, fiction. La capacità di visualization and imagery vuol dire io vedo nel dettaglio il risultato da ottenere. E questo è un pezzo straordinario che mette in atto capacità di comunicazioni e di leadership. Rendo gli altri capaci di fare lo stesso. Rendo gli altri capaci di fare lo stesso. Queste sono le competenze della leadership VUCA, della leadership della complessità.
sono le competenze che qualsiasi amministratore e amministratrice è importante che abbia. Per poter esercitare al meglio, ricoprire al meglio il proprio ruolo. E quindi consigli, alcuni consigli. Intanto consigli da mettere in essere per voi, ma anche per voi con il vostro gruppo, con le persone che lavorano insieme con voi. Chiarite i confini. Partite dai valori, che non sono qualcosa di, no, fuori luogo o fuori moda. Anzi, forse questi 2 anni ci hanno proprio fatto anche riconsiderare in modo forte l'importanza dei valori in campo e anche le aspettative. Non bisogna avere timore di chiarire le aspettative, perché se noi non ci chiariamo sulle aspettative, non comprendiamo quali sono i valori e le aspettative, risulterà molto ma molto difficile poter andare in quella direzione, comunicare con gli altri. Poi questa capacità di preveggenza unita alla consapevolezza situazionale, cioè chiedetevi. Ma che cosa c'è all'orizzonte che potrebbe influenzarci, che potrebbe cambiare il corso di quello che stiamo pensando come obiettivo? E chiedetevelo sempre, che questa sia un'abitudine a cogliere sempre i dettagli. Sviluppate questo different decision making, l'ho lasciato così perché è proprio, è qualcosa anche di più nell'accezione linguistica inglese di un processo decisionale diverso. È proprio una. E anche, come dire, no, il tema del svolgere tutto in un modo differente. Quindi è risolvere una serie di dilemmi e farlo sempre in un modo creativo, ma insieme, io ho aggiunto, sempre di più in un modo etico per un amministratore. E lo so che questo non è un tema facile, no? Non è un tema facile, perché lo dicevamo anche in qualche altro modulo, voi siete presi per la giacchetta, soprattutto quelli che lavorano negli enti locali. Perché magari è lì, magari tu vai al bar, bevi il caffè e c'è, no, il cittadino, la cittadina, che è un tuo amico, una tua amica, il papà del tuo compagno di studi. Beh. E non è una questione di indubbio l'eticità, ma qualche volta è proprio una questione che ci sentiamo tirati da una parte e dall'altra. Torno ancora sull'agilità. Sapere quando cambiare percorso e direzione e decidere di farlo. Decidere di farlo. Perché a volte noi lo sappiamo, ma non lo facciamo. E poi c'è un tema che forse vi stupirà. Raccontare, chiedere e condividere storie. Le narrazioni sono fondamentali. Se ne avessimo avuto qualche dubbio, questo modulo ce l'ha detto, quanto del mito antico è dentro di noi. Ci pensiamo qualche volta, c'è tutta una modernità, ma i miti, gli archetipi sono così antichi. Appartengono all'umanità e li ritrovate a prescindere da quelle che sono le, come dire, no? Le provenienze culturali, geografiche differenti. Grandi miti, grandi archetipi. Archetipi ovviamente hanno sembianze differenti nelle culture, ma ci sono sempre tutte. E allora è importante condividere queste storie. E lo è in generale, perché la storia ci dà sicurezza. Volete fare un piccolo, come dire, una piccola riflessione su questo? Beh, pensate per esempio, chi nella storia della propria famiglia ha magari dei fallimenti, no? Ma poi di persone che hanno fallito, che sono andate in povertà, ma che poi si sono tirate su, poi le cose sono andate in un certo modo, o di persone che sono emigrate, no? Ecco, ce l'ha nella storia e questa storia ti dice, beh, ma insomma, in fondo, lo saprò fare bene anch'io se l'ha fatto mio zio, mio nonno, mio bisnonno. Siamo un po' una famiglia così, no? Di persone che si rialzano sempre. Sono nelle narrazioni che vi hanno detto. Sono a partire da quando vi dicevano rialzati e rimettiti in bicicletta. Ecco. E ci accompagnano nella transizione. Le storie sono importanti, non dimenticatevele. Anche la narrazione politica, in fondo, è un'enorme storia. Adattare tutto
lo stile di guida con gli altri, non potete avere la stessa modalità con tutti, non funziona. C'è persona e persona, c'è situazione e situazione. Adattate il pensiero, adattate anche il modo con cui prendete le decisioni. Empowerment. Che cosa vuol dire? Non smettete mai di ricordarvi che siete leader perché ci sono delle persone intorno a voi. Possono essere le persone che sono con voi nel partito, nella lista, nella situazione, possono essere altri stakeholders, persone che state coinvolgendo, che avete bisogno di tenere coinvolte, proprio perché magari un conto è tenere tutti coinvolti durante la campagna elettorale, poi c'è la dispersione. Poi come fai a tenere la motivazione? Poi come fai, per esempio, a tenere la motivazione e le energie delle persone quando le persone sono così stanche, affaticate, lo siete anche voi? Empowerment nei confronti degli altri. E più lo fate nei confronti degli altri, più vi rendete conto che accade per voi. E poi ricordatevi che il team, il vostro gruppo, le persone che siete insieme, quelle sono l'eroe, quelle sono il risolutore. Si dice nella leadership trasformazionale che a un certo punto bisogna avere la capacità di togliersi di mezzo e di rimuovere i blocchi alle persone che sono vicino a noi. Perché qualche volta una personalità di un certo tipo, che come dire, no? Questo capita in molte situazioni, una personalità di un certo tipo fa da blocco. Lo vediamo in ambito politico, lo vediamo per esempio moltissimo, lasciatemi portare questo esempio da un mondo differente, il mondo del business. Le imprese italiane sono per la maggior parte imprese familiari. Pensate che cosa significa quando c'è un cambio generazionale e i fondatori o la generazione precedente resta. È tremendo. Allora dobbiamo pensare questo. Questo dobbiamo anche pensarlo per la nostra storia. Magari c'è qualcuno di voi per il quale l'esperienza politica è un'esperienza che resterà circoscritta. C'è qualcuno di voi invece che ci sta pensando seriamente, che sta pensando davvero a far sì, oppure è già magari, è già molto su questa strada. Quando è che è ora di togliersi di mezzo e rimuovere i blocchi? Da una certa situazione anche solo, non sto dicendo chiaramente a 360 gradi, ma è importante che lo riconosciamo. E infine, per concludere questo modulo con uno spazio di riflessione, proviamo a chiederci di cosa c'è bisogno. Ecco, io credo che ci sia bisogno profondamente di un cambio di paradigma. Cioè noi da una parte siamo sempre portati a guardare fuori di noi, a guardare gli altri. Quando l'attenzione è rivolta all'esterno, c'è una frustrazione, un'impotenza pazzesca, perché ci sono gli altri, c'è il Covid, c'è tutto. Che cosa vuol dire portare l'attenzione all'interno? Vuol dire partire da dire ascolto me. Recentemente, in un intervento magnifico durante un programma seguitissimo televisivo, c'è stato un bellissimo monologo sull'importanza dell'ascolto e sull'unicità e sull'importanza dell'ascolto di sé e degli altri. E quell'ascolto lì. E c'è anche un altro cambio di paradigma, che è quello di impegnarsi alla comprensione. La comprensione di me senza giudizio e la comprensione dell'altro. Che vuol dire che cambio idea? Ma non è detto. Ma la comprensione è fondamentale per le relazioni autentiche che aiutino le persone ad andare in una certa direzione. E poi il coraggio, l'apertura, la fiducia a partire da noi, la capacità di crescita. Senza questi ingredienti non c'è un cambio di paradigma. Un cambio di paradigma che a mio avviso dà il senso più vero della leadership e di quello che abbiamo visto quando parlavamo anche nel nostro modulo sulle emozioni, dell'importanza del rispecchiamento e, aggiungiamo una parola, della risonanza, cioè della capacità di influenzare. Qui dentro c'è la responsabilità, che è l'abilità di risposta, l'abilità di mettere insieme calore e competenza,
empatia e fermezza, assertività che non è aggressività e che non è passività. I leader che sono capaci di questo sono veramente capaci di influenzare nel modo più bello, più grande, più ampio di questo termine. C'è qualcuno nell'ambito delle neuroscienze che oggi si azzarda a dire quella frase che ho messo in rosso: non sono le condizioni a creare le convinzioni, sono le convinzioni che creano le condizioni. Una frase potentissima. Io non so dirvi, no, se sia o no vera, ma potremmo aprire dopo questo percorso tutto un, come dire, no, anche un secondo corso sul tema del vero e del percepito. Però quello che vi posso dire è che sicuramente se cambiano le convinzioni, cioè se cambiano i filtri con cui noi osserviamo la realtà, e beh, vediamo qualche cosa che prima non c'era, che prima non vedevamo, anzi. Vediamo delle opportunità laddove prima non le vedevamo. E allora probabilmente sì che questo ci porta a, in qualche modo, agire su quelle opportunità e a creare condizioni differenti. E del resto, non è forse questo il ruolo della politica? Non è forse il ruolo della politica più che mai quello di essere capace di lavorare a più livelli per creare condizioni differenti? Io credo di sì. E vorrei anche, proprio in chiusura, lasciarvi con due suggestioni. Una a me piace moltissimo e viene dal campo, dal mondo del football questa volta, dello sport. Forse molti di voi conoscono Tom Landry, grande giocatore dei Giants e poi grande allenatore di football US. E c'è questa frase che lui disse, che io trovo centratissima, soprattutto per voi. L'ho cercato un po' apposta. La leadership, guardate bene, è far fare a qualcuno ciò che non vuole fare per ottenere ciò che vuole ottenere. Trovo così azzeccata per questi tempi. Far fare a qualcuno ciò che non vuole fare per ottenere ciò che vuole ottenere. Che ne pensate? Lascio questo spazio a voi. Voi lo fate? Siete capaci? Siete d'accordo? Chissà, lui era Tom Landry. E andiamo proprio alla chiusura. Che cosa abbiamo visto in questo modulo e sin qui in questo nostro percorso? Abbiamo visto questi stadi. La stabilità che serve quando le situazioni sono complicate, sicuramente non quando sono complesse. La flessibilità, che è già una grande cosa, questa capacità di adattamento, ma che non è risolutiva quando il tempo è così tanto lungo, quando l'incertezza, quando il VUCA è così protratto. E allora serve una capacità trasformativa, che è quella che abbiamo visto qui, che è quella che ci dice di percorrere quel viaggio dell'eroe e dell'eroina più e più volte, di farlo percorrere noi, di aiutare gli altri a vederlo in loro. E che cosa ci può portare questo? Ecco, in questo senso io vorrei concludere questo modulo con questa frase che arriva da un libro che ho citato di Moren, Cambiamo strada, le 15 lezioni del coronavirus, un libro prezioso che è uscito alla fine dell'anno scorso. E vi ho riportato questo pezzo dove Moren parla del fine della politica. La politica non può creare la felicità individuale. Dobbiamo smettere di credere che il fine della politica sia la felicità. La felicità può e deve eliminare le cause pubbliche dell'infelicità, la guerra, la fame, le persecuzioni. E tuttavia, se non può creare la felicità, può favorire e facilitare la possibilità per ciascuno di vivere poeticamente, che vuol dire nella realizzazione di sé e in comunione. Ecco, io ho trovato che questo fosse un buon modo per lasciarvi
riflettere su questo, nella vostra qualità di amministratori e anche nella vostra qualità di persone giovani che sono impegnate, no? In questo momento in un ruolo così importante e anche così, fatemi dire, complesso. La leadership trasformativa è una leadership che mette in discussione. È una leadership che ci mette in discussione a livello di individui e che quindi può portare un'interconnessione, un'interdipendenza diversa gli uni con gli altri. Lascio a voi se ritenete che il fine della politica possa avere qualche cosa a che vedere, il vostro fine, con quello che dice Morin, nella consapevolezza che qualsiasi sia, non può che essere un fine trasformativo. E grazie anche per questo modulo.